Nella tecnica del macrobiotico in risaia noi usiamo coltivare nel periodo invernale una graminacea, il loietto in particolar modo, che integriamo in parte con della veccia. Il loietto ha una funzione di catch crop, quindi nell'inverno cattura l'azoto, che invece di andare ad essere lisciviato, andare in profondità nelle falde a inquinare, viene catturato dalla pianta e poi verrà restituito in primavera, quando noi faremo una trasemina del riso, quindi traseminiamo dentro il riso, dentro il loietto traseminiamo del riso e lo terminiamo con un rullo crimp, quindi lo abbattiamo fisicamente. Successivamente sommergiamo, il riso nasce nell'acqua ma il loietto nell'acqua ci muore. E quindi abbiamo un controllo delle infestanti, perché nel periodo invernale avevamo una copertura dell'oietto, perché in inverno le infestanti tipiche del riso non nascono, e quando nascono in primavera si trovano a dover competere con l'oietto, che compete anche col riso, ma il riso nasce nell'acqua e muore il loietto perché l'acqua non la sopporta. Perché avete scelto questa tecnica rispetto ad altre? Coltivare un erbaio nel periodo invernale intanto è in linea con le nuove tendenze della comunità europea, con i nuovi PSR, con i finanziamenti. Quindi noi coltiviamo, catturiamo dell'anidride carbonica, andiamo poi successivamente a restituire al terreno della sostanza organica, quindi è un ciclo virtuoso. Non è un input esterno all'azienda, cioè è del seme aziendale che viene reimpiegato, quindi direi estremamente positivo. A livello economico, per andare a fare dei calcoli, è un momento di crisi per il riso, questa tecnica conviene? Perché l'abbiamo scelta? Perché è una scelta imprenditoriale. L'azienda produce un po' di mais, produce un po' di riso, produce un po' di soia, divide i rischi su più culture. Ora, noi essendo un'azienda prevalentemente risicola, abbiamo cercato di suddividere ulteriormente questi rischi nella cultura. Quindi abbiamo avuto l'opportunità di fare una scelta ambientale, ma soprattutto di fare una scelta economica con dei partner che ci permettono di avere dei contratti di coltivazione definiti, dei prezzi certi e sicuri.